Ciao ragazzi e benvenuti sul canale YouTube di DaniRiff.com. Oggi insieme a voi andremo a vedere il checker colorimetrico della Anna Instruments HI736 per la misurazione in acqua marina del fosforo a scala ultra bassa, ultra low range. Il device fa parte della serie Marine Line della Anna Instruments, che è appunto la serie dedicata dalla Anna Instruments alla misurazione dei parametri per l'acqua marina. Perché andiamo a misurare il fosforo in acquario? Perché attraverso una semplice tabella di conversione possiamo ricavare il valore di fosfato, che è quello che a noi interessa maggiormente, in una maniera molto più precisa e molto più accurata di quello che faremo con il test dei fosfati. Quindi possiamo andare a misurare dei valori veramente prossimi allo zero. Questa è la confezione, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Vediamo il cartonato esterno. E troviamo la nostra valigetta della Anna, piccolina in questo caso, in plastica nera, rigida. Andiamo ad aprire e il contenuto all'interno è abbastanza minimo, ovvero troviamo il nostro ovetto, due cuvette per i lipidi e un totale di 6 bustine per i reagenti. Il nostro manuale di istruzioni è. Purtroppo in questa confezione, lo vediamo, ci sono soltanto 6 bustine di reagenti e i reagenti comunque possono essere acquistati in un kit separato o in confezioni da 25, quindi possiamo andare ad espandere il nostro set. L'ovetto molto piccolo, come consueto, la classica forma è ormai comune per tutti quanti, verde, lo vedete, sta nel palmo di una mano, molto semplice nell'utilizzo, un solo pulsante gommato al tatto per l'accensione e tutte le funzioni successive, funzioni che poi andremo a vedere insieme. Il manuale di istruzione, piccolino, può essere comunque scaricato in formato PDF dal sito della ANA. Vediamo alcune caratteristiche tecniche. L'ovetto funziona con una batteria AAA da 1,5 V, la batteria la troviamo anch'essa nella confezione e va inserita nell'alloggiamento apposito che si trova sul fondo. Per il funzionamento l'ovetto utilizza una sorgente LED a 525 nanometri, mentre per quanto riguarda la rilevazione della luce è effettuata da una fotocellula al silicio, che ci dà la lettura del valore. Per quanto riguarda il range di funzionamento, va da 0 a 200 ppb, ovvero parts per billion, che sta per parti per miliardo. La risoluzione è di 1 ppb, mentre l'accuratezza è di più o meno 5 ppb, a cui vanno sommati più o meno il 5% della lettura che noi abbiamo. Per quanto riguarda la conversione da fosforo a fosfati, una piccola formuletta ci consente di farla, ovvero il risultato ottenuto lo dovremo moltiplicare per 3,066, che è un coefficiente fisso, e dividere il tutto per 1000. Questo ci darà la conversione in ppm relativamente ai fosfati. Andiamo a vedere la procedura. Eccoci qui per la procedura di misurazione. Come vedete, questo è tutto l'occorrente, molto semplice. Andiamo per prima cosa a prelevare la nostra acqua. Abbiamo prelevato la nostra acqua, la tacca di riferimento dei 10 ml, la potete vedere. Chiudiamo la nostra provetta e puliamo con il nostro panno. Prendiamo il nostro ovetto, lo accendiamo. Quando ci darà l'indicazione add C1 e press, possiamo aprire, inserire la nostra cuvetta, richiudere e azionare il pulsante. A questo punto abbiamo fatto l'azzeramento dello strumento, andiamo a rimuovere la nostra cuvetta, la mettiamo temporaneamente da una parte, prendiamo il nostro reagente e lo tagliamo lungo le linee tratteggiate. Andiamo a inserire la nostra bustina all'interno, chiudiamo ed agitiamo per 2 minuti. Ecco qua, cerchiamo per quanto possibile di eliminare eventuali bolle che si formino all'interno della provetta, dopodiché puliamo. E la inseriamo nel lettore.
togliamo, e con il pulsante, mantenendolo premuto, partirà il timer dei 3 minuti. Ci vediamo tra 3 minuti. Ecco qua. Il risultato lo possiamo leggere nel display, è 3. A questo punto questo risultato dovremmo moltiplicarlo per il valore fisso di 3,066 e dividere tutto per 1000. Questa misurazione qua, i nostri fosfati in acquario si attestano intorno allo 0,009. Approssimiamo allo 0,01, quindi un valore molto basso, ma comunque nel range che ci permette di avere una buona crescita dei coralli. Bene, abbiamo completato il nostro test, l'avete visto. Il test è abbastanza semplice, non ci si impiega tanto per farlo, diciamo che nel giro dei 5-10 minuti si riesce a far tutto. Noi siamo molto soddisfatti, il test è molto preciso, ci permette di avere un'indicazione davvero ottima della quantità di fosforo e successivamente di fosfati nella nostra acqua. E con questo è tutto. Noi vi rimandiamo al blog, al nostro blog www.danireef.com, dove potete trovare anticipazioni, recensioni, tutte le novità del mondo dell'acquario marino e del nostro hobby che tanto ci appassiona. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!